Galleria del Vento con Vincenzo Torrente. La gioia è talmente tanta che anche se ha un po' di male ai cervicali dice che mi fa lo stesso l'intervista. Sì. Beh, mister, grande squadra, grande partita, grande tutto. Sì, grande prestazione soprattutto nel primo tempo. I ragazzi sono stati eccezionali, interpretando la partita come l'abbiamo preparata, quindi i complimenti vanno a loro. E poi sono sempre contento per i ragazzi che entrano sempre con lo spirito giusto. Quindi l'aveva proprio preparata così, aggressivi fin da subito per mettere in difficoltà il Trento, che invece ci è parso non si aspettasse un Padova così. Sì, l'avevo preparata in questo modo, avevo detto ai ragazzi di essere molto aggressivi e soprattutto mantenere un ritmo molto alto per batterli. E così è stato, anche se poi loro oggi hanno cambiato il sistema di gioco per affrontarci, però noi abbiamo fatto veramente un gran primo tempo. Ecco, infatti si aspettava, lei aveva detto ieri 4-3-3, invece ha schierato il 3-4-1-2 con Pasquato inizialmente trequartista, poi ha spostato un po' le pedine come ha potuto Tedino, ma contro un Padova così ha fatto veramente fatica. Sì, no, noi siamo stati bravi poi a leggere la situazione a livello tattico. Poi sono contento perché oggi poi hanno fatto gol i due esterni, quindi sia Villa sia Capelli, soprattutto quello di Villa, una situazione che è già successo anche nelle altre partite, dal quinto a quinto era successo con Villa in casa, l'ultima partita era successo Favale ad Alessandria. E quindi anche movimenti offensivi molto bene. Primo posto, miglior attacco, miglior difesa, numeri insomma importanti. Sì, numeri importanti, però bisogna continuare con questa mentalità. Ci sono ancora 32 partite, quindi è ancora lungo, ma noi vogliamo continuare così, con questa mentalità, andare dappertutto, giocarselo con grande personalità, coraggio. Questa deve essere la nostra mentalità. Ecco, Villa finalmente, al di là della bellezza del gol, finalmente un gol suo convalidato, lo aspettava da una settimana, non ha dovuto aspettare molto dopo quel gol che non gli è stato convalidato, insomma, fortunatamente ha potuto liberare questa soddisfazione. Ah, soddisfazione, ma a dire la verità per me sono due gol di Villa, quindi aveva già fatto con Virtus Verona, si è confermato oggi, ha fatto un'ottima partita come tutti i suoi compagni. Colpisce poi quello che diceva lei, le seconde linee, comunque chi gioca dall'inizio subentra, che è sempre sul pezzo, ma anche il fatto che in questo momento protagonisti sono quelli che magari all'inizio venivano dati come le seconde linee, no? Vedi Capelli che è più bravo in questo momento, si merita la maglia titolare rispetto a Kirwan, Fusi che sta facendo molto bene e quindi magari un senatore come Desi dovrà riconquistarsi il posto, Villa e Favale che insomma se lo contendono. È un Padova di giovani che veramente hanno molta fame, che considerano Padova non un punto d'arrivo ma un punto d'inizio. Sì, loro lo sanno, i ragazzi lo sanno, io non guardo né carte d'identità né il passato, guardo quello che fanno in campo durante la settimana e durante le partite. Dimostrano di poter giocare, giocano, se no stanno in panchina e possono essere protagonisti anche entrando. Loro è importante che si facciano trovare pronti quando vengono chiamati in campo. Senta, chiudiamo con una dedica che so che lei ci tiene a fare oggi per questa vittoria. Sì, la dedica per mia moglie Loredana che domani compie gli anni, quindi dedico questa vittoria a lei. Tanti auguri allora, grazie. Buon compleanno, grazie. Insomma non c'è modo migliore che sì, fare un regalo del genere. Sì, sono contento, per noi e per lei. Anche perché poi a casa lei magari è di umore migliore, la signora Loredana la sopporta meglio. Sì, mi sopporta meglio, sono d'accordo. Grazie, grazie. Arrivederci. Mister Torrente.